Ciao, io sono Marco e ho 14 anni, gioco a calcio e questo è il video per l'esame di terza media. In questi 3 anni ho imparato molto, soprattutto sul piano caratteriale, ma basta, ma ora stop, ora basta, andiamo al sodo. Quindi andiamo al vero argomento di questo video. Marco, ricordati di non parlare troppo, eh. Sì, stai tranquillo, stai tranquillo. Ora però iniziamo. Allora, il mio argomento era attività fisica e salute. Attività fisica, ovviamente, io inizierei a parlare di calcio, ma per il mio progetto ho dovuto vedere tre squadre in particolare e di queste tre squadre ho dovuto vedere i tipi di allenamento. E appunto queste tre squadre sono state scelte e ho notato alcune differenze con il mio allenamento, ma iniziamo con calma, iniziamo partendo dal primo step. Le tre squadre iniziano sempre i loro allenamenti con della corsetta per poi passare a toccare un po' più il pallone e poi tornare a fare un po' di movimento del corpo e soprattutto la parte cruciale del loro allenamento, lo stretching, in particolare per allungare i muscoli. Gli skip vari per far sciogliere i muscoli e per aumentare la velocità dentro al campo e in particolare tornando con la palla, facendo molti possessi, girando il pallone e facendo comunque sudare il pallone e non sudare noi. Quindi quella è la cosa importante perché più porti tu la palla, più sudi e più comunque le energie scarseggiano. Marco, veloce, dai, quanto manca? Manca poco, manca poco. Stai tranquillo, con calma, con calma. E poi di seguito, diciamo che ho notato le differenze con il mio allenamento. E per fortuna, sinceramente parlando, il nostro mister, anche se non ha studiato all'università, è comunque un buon coach, perché cerca comunque di intervallare gli allenamenti più duri da quelli più alla nostra portata. E di quello che comunque ho visto, notando le differenze, noi ci alleniamo quasi alla pari delle squadre professionistiche, ovviamente con un livello minore, con un'intensità minore, ma comunque siamo sulla stessa loro strada, iniziando con della corsetta, forse con del torello prima per muovere un po' la palla, per divertirsi prima appunto di iniziare la seduta, e poi girando anche un po' il pallone, facendo dei possessi, cercando comunque di, come ho detto prima, intervallare i momenti duri dai momenti più consoni per noi. E ora andiamo a vedere l'ultima parte di questo splendido video. Ora andiamo a parlare più sulla zona specifica dell'allenamento. Fare allenamento 4 volte alla settimana è troppo? Sì, perché inoltre abbassano le prestazioni dell'individuo, del giocatore che sta facendo l'allenamento, ma non solo parlando di calcio, anche andare a correre troppe volte alla settimana potrebbe far male alla salute. E soprattutto comunque per una cosa anche di stanchezza, perché porta più al riposo e porta più a essere chiuso in casa, alla sedentarietà. E una seduta di allenamento fatta per bene include il riscaldamento, quindi preparare il corpo a fare il tipo di allenamento, poi la parte principale, quindi dove ci sono degli esercizi specifici per questo allenamento fatto per bene, questa seduta di allenamento molto complessa, e poi il defaticamento, quindi tornare allo stato di riposo del cuore, la pressione sanguigna che deve essere abbassata, e quindi queste sono le tre fasi principali di un allenamento fatto in modo completo e anche in modo lineare. Ma poi quali sono i punti fondamentali di questo allenamento? Quattro sono i punti particolari, la specificità, quindi cercare di allenarsi per ogni allenamento che facciamo in modo adeguato, la continuità, quindi non fare tutti gli allenamenti filati ogni settimana, ma soprattutto farli di continuo, non tutti i giorni, magari intervallando i giorni, e quindi continuando sempre a prendere una linea facendo sempre allenamento. Poi la cosa forse principale è la varietà dell'allenamento, non fare sempre gli stessi esercizi, variare gli esercizi, variare quello che facciamo appunto nell'allenamento e soprattutto variare l'allenamento.
abbiamo detto. E poi il recupero, la cosa principale, ragazzi, è il recupero. Perché? Perché facendo un allenamento lineare, come abbiamo detto adesso, con i tre punti principali e ora questi quattro punti, il recupero è la parte principale, recuperare le forze per andare meglio l'allenamento dopo e per comunque fare pian piano tutti gli allenamenti in modo superiore rispetto a quello di prima. E poi un recupero buono fa anche riportare una buona salute al corpo e serve ovviamente anche per la partita di fine settimana. Bene, io sono stato chiaro, mi sono veramente divertito quest'anno, questi 3 anni, ho imparato veramente molto, ringrazio tutti i miei professori, tutte le persone che sono state a fianco a me, un bacio.